La verità è che se tu ami i problemi, allora ami il lavoro. Se tu odi i problemi, odi il lavoro. Oggi parliamo di questo e di tante situazioni partiti che creano malessere, ma solo a chi oggettivamente, come me e come gente, insomma, intelligente, credo, reputi problemi, problemi e gioie le gioie. Adesso voglio dire, il lavoro, no? È una serie di rotture di coglioni. Ma una dopo l'altra, soprattutto dove lo Stato ti è nemico, dove ti è nemico tutto. Il caso, prendi un furgone tipo oggi e c'è il vento più forte degli ultimi 3 mesi. Furgone coperto? No! Scappellato, come ho fatto adesso con la cuffia. Quindi ci sono problemi quotidiani, problemi e poi ci sono i problemi dei problemi. Tra l'altro, voglio dire, il più grande dei problemi è che ti puoi far male, tutti, puoi non guadagnare, puoi perdere tempo e soldi, e poi ci sono proprio i problemi, quelli che raccontavo prima. Allora, se tu odi i problemi, non puoi amare il lavoro, perché il lavoro è una serie di rotture, appunto, di palle. Allora, mi spiegate nella testa di chi si alza la mattina con convinzione che va in quei bar di merda, con quella schiuma di merda nei cappucci di merda. Vuoi il cacao? Metto il cacao, ficcatelo nel culo il cacao! Che fa schifo, non è cacao, è il Nesquik di terza scelta. Allora io chiedo, qual è l'entusiasmo, la motivazione, la gioia che accompagna gente che, adesso mi giro a caso, costruisce pullman, vende mobili, questo non so che cazzo faccia le galline, fa le uova, pensa che rottura di coglioni stare in mezzo alle galline che cagano uova. Questo qua è fallito, è l'unico felice lui. Questo qua mi tocca i coglioni, fa le casse da morto con il marmo. Ok? Allora io dico, perché poi i lavori sono di tanti tipi, di tante tipologie. C'è il lavoro che quantomeno c'è sempre, tipo il cassamortaro. E il cassamortaro c'ha sempre lavoro. E quindi non è la menata di cercare il lavoro, perché vi dico, vi spiego, sapete anche voi, quando gli operai andavano, passato, vivemmo in piazza, andavano in piazza per 2 motivi. Uno, era perché non c'è lavoro, non c'è lavoro! Due, per migliorare le condizioni del lavoro. Ok? Capito? Compagni di lotta! Quindi, i casi però sono che nel 90% dei casi si va perché, scusate che c'è monopattino, perché sto guidando, ma questo è il numero uno! Sapete che non lo dico mai, questo è il numero uno. Ti prego, gira. Che io mi devo. Mi fermo e da lontano è che mi ha sgamato. Cappellino, borsello, finto guito borsello, una borsa, una valigia. Monopattino, bici con l'assistenza a pedali. No, vi giuro, 4 frecce, mi fermo, prendo in mano, sono fermo, prendo in mano il cellulare e ve lo faccio vedere. Quello è il numero uno! Guardalo! Borsello, cappellino con la bici, con l'assistenza delle pedalata assistita, vento della Madonna, quello è il numero uno. Quello però non è uno che ci crede, quello deve lavorare e quindi, poverino come me, è messo così. L'unica roba è che, aspetta che trovo le 4 frecce, ok? Lui deve, io devo, ma c'è anche un egli che non deve. Allora mi chiedo, no? Quelli che per esempio hanno la fortuna di avere il lavoro fisso, no? Cassamortaro non ha problemi di cercare il lavoro. Ripeto, si andava in piazza per dire dateci lavoro. Quindi il primo problema è che il lavoro non c'è. Quindi non c'è, o meglio, non c'è chi te lo dà. Quelli che dicono: oh, non c'è il lavoro! Manca il lavoro, ho capito, però spesso manca anche la voglia. Perché non è che il lavoro te lo danno. Ora, poi si va in piazza, vedete che supero il nostrissimo del mese, anzi dell'anno. Questo è il numero uno. Porca troia. Questo è il progresso. Dimmi sempre che ha sputato figa, sembrava un lama. Ha tirato una ciccata, una lingua di catarro che sembrava una sciarpa in seta. Comunque, le situazioni di lavoro oggi comunque devono migliorare, perché non esiste rischiare la vita mentre si lavora. Ok? Però quantomeno di lavoro un po' ce n'è di più. Quindi la gente ha smesso un po' di scendere in piazza, poi ormai siamo diventate tutte partite IVA. Però il primo problema è che proprio il lavoro non c'è, a volte c'è, ma non c'è chi ti paga, è tutta. Quindi se tu ami,
tutto quello che ho raccontato con accezione negativa fino ad ora è perché sei uno scombinato. Perché se uno è, non dico intelligente, ma se uno sa vivere, ok? Viene qua, qui c'è il laghetto, guarda, faccio vedere qua, metto le quattro frecce. Quattro frecce, accosto, freccia e quattro frecce. Ecco qua, uno che è intelligente viene qua. Non sarà Formentera, no? Però questo viene qua, fa i salti col surf, il laghetto, ok? E fa questo e si fa superare dal furgone, dal doblò dell'idraulico che deve andare a lavorare, però il pezzo manca, però poi questo qua la scheggia nel dito, il cliente che non paga, ok? Allora, uno che ha un po' di testa non lavora, perché tutto è l'autore di cazzo. Quelli che invece, ripeto, dalla mattina, cioè dalla sera prima, a parte che molta gente scappa dalle famiglie, c'è il lavoro, magari non ce l'hai neanche, stai 5 ore in ufficio a giocare ai giochini sul cellulare, la gente scappa, la gente fa le famiglie, poi scappa, ho l'impegno, oggi vado in Slovenia, ma dove cazzo vai? La gente scappa dalle famiglie, fa la famiglia e poi scappa. Se non ce l'ha, uno si sente un TF, no? Una volta, adesso non più. Prima uno si sentiva un TF, cioè un tagliato fuori, no? Quindi, la tua famiglia non ce l'ho, sembravi, all'epoca era così. Oggi è il contrario. Comunque, fai la famiglia e poi ci scappi dalla famiglia, con la scusa del lavoro, che diventa una scusa, no? Quindi diventa neanche l'anestetico della giornata, diventa proprio un qualcosa di necessario, di tossico, che ti devi, che devi fare per evitare qualcosa di peggio. Dopodiché, finta o non finta, se fai un lavoro non puoi essere così felice. Perché sei felice? Io non ho capito. Qui c'è una fabbrica tanto molto famosa in tutta Italia, anche un po' l'orgoglio qua del nostro paese. Cioè, io sono milanese, poi mi rompe il cazzo il Faina, però abito qua insomma da tanti anni. Qui per esempio non ho mai capito, siamo in mezzo alle montagne, il lago qua finisce e qui fanno le barche più importanti d'Italia, io non ho capito. Non ho capito perché le barche, questa è un'azienda con 600 dipendenti, qui per esempio ha comprato la barca, qui io mi ricordo Celentano e mi ricordo Riccardo Cacà, ha preso la barca qua, anche Rima. Io dico, ma come cazzo è possibile, se ve lo faccio vedere, cioè in mezzo alle montagne, e io dico, dove le fanno le barche? Le fanno, non lo so, a Genova? Anche. A Palermo, ad Ancona, a Napoli, non lo so, in Toscana, cioè, anche, però questa è una delle ditte, delle fabbriche più grandi d'Italia. Infatti io quando vado in giro, andavo in giro, per poi anche spostare il mio corpo inutile in posti inutili, sono stufo, basta con i viaggi, state sul divano. Però mi ricordo che quando viaggiavo, comunque davo un'occhiata in tutti i porti in cui sono stato, c'era questo brand. Mi fermo, quattro frecce. C'era questo brand, ok? Quindi c'è qua, lì c'è la Valtellina, lì c'è la Valchiavenna, St. Moritz, là c'è tutta la Valtellina, il Parco Nazionale, qui finisce il Lago di Como. Tu mi spieghi perché gli yacht li fanno qua? Cioè, sotto le montagne fanno le barche. Vabbè, quindi questo vuol dire avere voglia di fare le cose. Vabbè, c'è il lago, però voglio dire, non è che cazzo uno fa lo yacht al lago, ci vai col pedalò. Comunque, questa è la voglia, perché a volte manca il lavoro, a volte manca la voglia, perché per fare una barca uno va tutti i giorni al mare e poi dice, sono stufo di nuotare, faccio una barca. Sì, dai, facciamo una barca. Come si fa? Mi informo, chiamo qua, chiamo magari a Miami che ci mandano un disegno, no? Ah, ma un mio amico aveva uno zio pirata, capito? Non è che arriva uno che fino a ieri faceva il fungiate, portava giù i funghi, o faceva l'alpino e dice, faccio io la barca, ma come tu? E tu fino a ieri facevi l'alpino, faccio io, e l'ha fatta veramente loro. Quindi un orgoglio, questa è la differenza appunto tra la voglia di fare, e se uno vuole fare una cosa, i mobili li fanno in Brianza, ma tu mi spieghi perché i mobili li fanno in Brianza, le scarpe le fanno a Parabiago, le fanno anche nella zona delle Marche, cioè non lo so. Io non ho mai capito perché nascono, vabbè, comunque, a parte questo, diciamo che uno che ha entusiasmo di andare a lavorare è un cretino, perché l'entusiasmo puoi averlo se vai a ficcare, se vai a fare cose divertenti, tu non puoi avere, devi essere, cioè uno che ha l'entusiasmo di andare a lavorare
Ecco, con tutte le dune, già il percorso per andare a lavorare è una via crucis. Poi comunque lavorare costa, non è gratis. Ragazzi, vuoi dire che è un lavoro? Devi metterla fresca. Lavorare costa, perché tu parti, e tu pensa se noi non avessimo un lavoro, non metto la macchina, la uso un decimo. Non faccio quello, non faccio, ok? Quindi voglio dire, lavorare costa. Oggi, tu, a parte che oggi tu hai un lavoro ma non hai un reddito, perché ti danno dei soldi che non ti servono neanche per vivere. Quindi lavorare non serve, non rende e costa, ok? Tutto questo è inspiegabile, così come è inspiegabile chi in maniera completamente senza ragione, senza senno, senza, non si capisce appunto l'entusiasmo di fare cosa. La giornata lavorativa può solo portarti problemi, dita mozzate, tamponamenti, diarree sul lavoro, perdere il cliente, fatture non pagare. È così, sì, poi fai il dipendente, vabbè, sempre meglio che io se potessi fare il dipendente, ma io tornerò a fare il dipendente, perché alla fine è così, c'hai quelle 8 ore di martirio, però poi la testa, quando mancano 2 ore che stai per uscire, è già sul fatto che poi, non so, ti vai a fare una pedalata, vai in palestra, vai a chiavare, non lo so. Va bene, dico questo perché da stamattina che sto facendo una roba per me, un trasloco, e ho... No, io non capisco perché sono nato e non capisco la questione del lavoro. Tra l'altro io cedo il mio posto, se qualcuno vuole al posto mio lavorare, io cedo il mio posto di lavoro. Io lascio libero, cioè non è che tutti possono essere portati io dimostrerò davanti a una commissione sanitaria, sono pronto anche a fare esami psicoattitudinali, sono pronto a sfidare il psichiatra, io ci sono, vi dimostro che il lavoro è un castigo divino, il lavoro, come dicono in Sicilia, è un travaglio, quindi è un parto, e vi dimostrerò che io non sono fatto, non sono stato costruito, non mi hanno costruito, mi sono fatto io, mi sarei fatto meglio, non sono stato costruito per lavorare, e quindi pretendo di essere pensionato anche a livelli alti. Bastardi di merda.